Emma Marrone delusa e amareggiata per quanto è accaduto ultimamente. Ecco di cosa si tratta, i dettagli della vicenda. Una delle cantanti che ha lasciato il segno indelebile nel mondo della musica leggera. Dopo essersi aggiudicata la vittoria del Talent Amici nel 2009, è proprio lei, la bellissima Emma Marrone. I suoi testi e la sua musica hanno sempre comunicato ai suoi fan verità e sentimento ed è riuscita ad arrivare al cuore di milioni di fan che la apprezzano sempre più. Purtroppo, sui social si è mostrata particolarmente amareggiata per una situazione. Ecco qual è. In molti la definiscono la regina del rock, proprio come Loredana Bertè, visto la grinta, la forza e la lealtà che la contraddistingue. Il successo per Emma arriva nel 2009, quando conquista milioni di fan durante il Talent Amici condotto da Maria De Filippi. Proprio in quell'occasione arriva ad un grandissimo successo con il suo album e il famosissimo brano Calore, che in pochissimo tempo scala le classifiche italiane e viene certificato disco di platino per oltre 30.000 copie vendute. Successivamente, nel 2010, Emma partecipa al Festival di Sanremo insieme ai Modà con il brano Arriverà, classificandosi al secondo posto dietro Roberto Vecchioni. Oggi, Emma continua a stupire i suoi fan con i suoi brani che arrivano al cuore, comunicando sentimenti ed emozioni della cantante che sono simili un po' a tutti noi. Tra questi possiamo citarne alcuni come La mia città, Amami, Cercavo amore, Dimentico tutto, L'amore non mi basta, Schiena, Occhi profondi e Non è l'inferno. Emma Marrone delusa e amareggiata. Ecco il vero motivo. Nonostante Emma Marrone sia una delle cantanti più apprezzate da milioni di spettatori e fan, qualcosa non la rende felice e lo ha comunicato proprio ai suoi cari follower sul suo profilo Instagram. Infatti, la cantante, attraverso i social, comunica spesso con i suoi fan raccontando sia la propria carriera, sia momenti in cui è lontana dai riflettori. In questo screenshot che abbiamo deciso di pubblicarvi, Emma Marrone ha fotografato la splendida città di Milano in cui si trova in questo momento, ma che ha un tempo non adatto proprio alla stagione di giugno e quindi estiva. Infatti, la cantante è rimasta profondamente delusa e amareggiata dal tempo così scuro, freddo, che ha deciso di scriverlo proprio sul suo profilo. A Milano c'è il sole e fa caldo, avevano detto.